Una sera i discepoli erano saliti sulla barca mentre Gesù era rimasto fermo in preghiera. Ma poi durante quella notte un po' una tempesta aveva messo in agitazione i discepoli, ma soprattutto Gesù in quella notte si fa vedere dai discepoli mentre, sentite un po', cammina sulle acque, cosa assolutamente impossibile, ma è un vero e proprio miracolo. Apparentemente inutile, cosa ci guadagni a far vedere che cammini sulle acque, oltre a dire ma sei proprio tosto? Ma è un miracolo anche simbolico, perché il mare spesso indicava a quel tempo la quotidianità e anche la difficoltà della quotidianità e a volte anche il rischio di andare a fondo in mezzo ai nostri problemi. Gesù cammina sulle acque, Pietro a un certo punto vedendolo chiede di camminare anche lui sulle acque e Gesù lo lascia venire. E Pietro ci riesce, almeno finché si concentra su Gesù. Appena smette di concentrarsi su Gesù va a fondo. Lasciarsi guidare da qualcuno di più grande di noi o anche solo di più sapiente di noi è fondamentale. Certo che non è mai semplice. Guarda che colui che può tirarti su, darti una mano, essere un punto di riferimento è il Signore Gesù. Lo ha fatto con Pietro, lo fa anche con ciascuno di noi. Pietro aveva sbagliato, pensava di non avere bisogno assolutamente di nessuno, pensava di contare soltanto sulla sua bravura o sulla sua capacità, dimenticandosi che spesso sono le fatiche della vita che ti fanno capire che non sei così straordinario. Prepararsi alla cresima non è, come detto, prepararsi semplicemente a un sacramento punto, faccio quella celebrazione e poi basta. È piuttosto scegliere di rendere la tua vita utile non solo per te, ma anche per chi ti sta attorno, semplicemente perché ti sei accorto che il Signore fa così con te, che tu sei bravissimo, ma non puoi contare su te stesso e basta. Hai bisogno di qualcuno che ti guidi e tu nel tempo puoi diventare una guida per qualcuno. Nella grazia dello Spirito Santo, dalla cresima in avanti, ti viene data anche la possibilità di far splendere la luce di Cristo che è posta dentro di te. Come il Signore ti aiuta e tu devi imparare a farti aiutare, così con la forza dello Spirito che ricevi nella cresima, potrai essere un buon aiuto per gli altri e imparare quindi a pensare anche a chi ti sta attorno. Ecco una storia per non scordare tutto quello che abbiamo appena detto. Un professore concluse la sua lezione con le parole di rito: «Ci sono domande?» E uno studente gli chiese: «Professore, qual è il significato della vita?» Qualcuno tra i presenti che si apprestava a uscire rise. Il professore guardò a lungo lo studente, chiedendo con lo sguardo se era una domanda seria. Comprese che lo era. «Le risponderò», gli disse. Estrasse il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, ne tirò fuori uno specchietto rotondo, non più grande di una moneta, poi disse: «Ero bambino durante la guerra. Un giorno sulla strada vidi uno specchio andato in frantumi. Ne conservai il frammento più grande. Eccolo!» Cominciai a giocare e mi lasciai incantare dalla possibilità di dirigere la luce riflessa negli angoli bui dove il sole non brillava mai, buche profonde, crepacci, ripostigli. Conservai il piccolo specchio e, diventando uomo, finì per capire che non era soltanto il gioco di un bambino, ma la metafora di quello che avrei potuto fare nella vita. Anch'io sono il frammento di uno specchio che non conosco nella sua interezza. Con quello che ho, però, posso mandare la luce, la verità, la comprensione, la conoscenza, la bontà, la tenerezza nei bui recessi di cuore degli uomini e cambiare qualcosa in qualcuno. Forse altre persone vedranno e faranno altrettanto. In questo, per me, sta il significato della vita.